Amici sportivi di 8 Channel, buonasera e benvenuti al Pala Parente, dove tra qualche secondo inizierà la sfida tra Magic Team 92 e Pozzuoli. Dopo c'è un fallo, invece la mano, quella caldissima, è del solito Gabriele Pignalosa, che parte sempre a mille qui con un grande canestro, coach. Sì, tra l'altro contro persone, contro ex amici con cui ha giocato sempre. Lui è un grandissimo, inutile ripeterlo, è un grandissimo giocatore per la categoria. Credo che possa far fare la differenza a qualsiasi squadra, ma soprattutto la nostra. È bene avercelo sempre in squadra uno del genere. Coach, rispetto alle uscite, tanto qui c'è una grande tripla di Renato Orsini, classe 1991, prova a rispondere subito Mattia Marchetti, anche lui ha la mano calda, 3 punti anche per la Magic Team che si riporta avanti 5-3, mentre coach sono già tantissimi tiri sbagliati da Pozzuoli alla distanza, però la squadra ospite continua ad insistere, ancora un altro tiro da fuori, ancora non arriva il canestro che arriva adesso su una seconda palla concessa a Luigi, per Luigi Abrea. Possesso Magic Team adesso con Ucci, eccolo Capitan Fatini con Pignalosa che viene fuori dai blocchi dopo un movimento, ancora Pignalosa, adesso e tira, la Magic Team si schioda da quota 20 quando mancano 28 secondi alla fine del primo periodo di gioco. Eccolo Balestieri, servito da Pignalosa, e Balestieri va ad attaccare con voglia il ferro e trova 2 punti. Offensiva della Magic Team. Adesso è tiro di Nolcino, c'è ancora il rimbalzo, Ronconi fa un buon uso, bravo, del piede perno e trova 2 punti. Nolcino va proprio da Di Gregorio che è un buon tiratore, grande, trova il canestro e anche il fallo. Abbiamo detto un buon tiratore questo ragazzo. Amici di Sportivi di 8 Channel, bentornati al Pala Parente per la seconda parte di gara. È appena iniziato il terzo periodo di gioco tra Magic Team Benevento e Pozzuoli con la squadra sannita avanti 47-37. Scivola ma riesce a tenere la palla solo per qualche attimo. C'è il contropiede con Abrea che va fino in fondo, trova il canestro del 53-53. Il canestro da fuori, ecco. Tripla che invece trova Mario Innocente. Marchetti prova la soluzione, trova subito 3 punti. Mattia Marchetti, la data per Enrico. Marchetti ci mette una mano ancora lui, poi Pignalosa va a lottare, riesce a liberarsi, va sotto da Marchetti che trova il fallo. 2 punti. Capitan Fratini scarica per Mattia Marchetti, Nolcino prova la tripla e trova finalmente il bersaglio grosso, palleggia, aspetta tempo giusto, prova il tiro da tre, questa volta è corto per Balestieri, va in rimbalzo, bravo Balestieri. Tonkarevic pestato da Balestieri, va dietro da Enrico, pallone per Innocente che con i piedi per terra prende il tiro e realizza la tripla del sorpasso 69-67. Aprea fa il fuori Pignalosa, poi Innocente da sotto trova il canestro. Fratini per Ucci che prova il tiro da tre che va a segno, Gian Domenico Ucci prova ad attaccarlo Alessio Ronconi, poi c'è il tiro da tre che va a segno, c'è la tripla a segno ancora di Orsini. Orsini che prova a difendere bene Pignalosa, toglie una mano, poi palla sotto per Lonkarevic. 82-73, la Magic non c'è più. Però Pignalosa prova dalla distanza, ne mette tre e tiene in vita i suoi. Parata solo per qualche attimo, però ancora la Magic Team, 4 secondi, 3 secondi, Marchetti deve arretrare, la tripla e va a segno Mattia Marchetti, incredibile, al Pala Parente Pozzuoli getta via una partita già vinta, Marchetti fa un miracolo, 87 pari, si andrà al supplementare. Fratini, ancora Nolcino, Ronconi, vediamo se va fino in fondo Ronconi. Bene, bravo bene. Ronconi qui, 89 pari. Tendo da solo contro un lungo che ha anche fatto passi, tra l'altro. Innocente va a segno. Il rimbalzo
però ancora di Pozzuoli con Enrico che va fino in fondo e trova punto. Fratini deve tenere a Brea, scambio di marcatura con Marchetti, Innocente fuori, bravo. Ci mette una mano Ronconi, poi ancora si gira Enrico, trova il canestro. Forse è finita qui. Pozzuoli batte la Magic Team 99 a 91.